Assomime lancia la strategia della crescita dimensionale della Borsa Mediterranea del turismo. Condivisione, formazione e capacità di investimenti saranno i punti di forza per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno dopo la grave fase di stop provocata dall'emergenza Covid. Una strategia di marketing turistico che stravolge le attuali tendenze tipiche dello scenario italiano, proponendo un radicale stravolgimento di prospettiva e di azione. Trasformare la bellezza turistica in 365 giorni di attività significa competere con un settore internazionale specializzato, spiega il vice sindaco di Scario, Pasquale Sorrentino, e delegato al turismo per la provincia di Salerno. Si riparte da un'esperienza narrativa, dal racconto della bellezza, perché raccontare la bellezza significa rendere pratico un proprio dovere, il dovere di chi amministra la cosa pubblica è raccontare il bello che ci circonda. Oggi trasformare un'offerta turistica in 365 giorni di attrattività significa competere con un mercato che è estremamente complicato. Alla fiera oggi portiamo un'esperienza complessa che parte dalla montagna, arriva al mare, passando per la storia, per i grandi giacimenti culturali, per tutto quello che serve per coccolare, si diceva qualche secondo fa, un turista che è molto curioso e molto attento, ragion per cui territori che un tempo erano conflittuali oggi debbono per forza parlarsi. Non è una scelta eletta, è una necessità che è diventato il punto di forza dell'Italia, raccontata qui oggi in BMT, una offerta che proponiamo con una connessione tra gli operatori turistici, gli operatori istituzionali, ma passando soprattutto per un'esperienza di racconto di ciò che ci circonda e che abbiamo la fortuna di dover tutelare e difendere. Connessione che si allarga a tutta la provincia di Salerno, perché lei è anche referente per il turismo, insomma per l'ente provinciale. Che cosa significa fare rete sui territori? Significa portare la provincia di Salerno, 158 comuni, la provincia delle due costiere, la provincia della dieta mediterranea, della longevità, dei grandi giacimenti culturali, all'attenzione soprattutto di chi la vive, perché è importante configurare un posto turistico con chi soprattutto lo vive 365 giorni all'anno, far diventare ogni singolo abitante assessore al turismo del proprio comune.